Questo video descrive ed illustra il kit Pasco SE9717 per studi sul vuoto ed il suo kit di accessori SE9718. Il kit è estremamente semplice e si compone, oltre che delle due piastre, di una siringa, due guarnizioni di diametro diverso e tre tubicini per creare diversi tipi di collegamento con valvole antiritorno. Il kit di accessori comprende invece due parti in plexiglass e una guarnizione per creare una piccola camera dove viene fatto il vuoto, due palloncini, una ventosa ed un piccolo bicchiere di plastica. Tutti questi oggetti sono intesi per esperienze puramente qualitative. Vi è la possibilità di misurare la pressione interna, ma non è lo scopo principale di questo kit. Il cuore del sistema sono le valvole antiritorno poste sulle tubazioni. Esse permettono il flusso d'aria solo nel verso indicato dalla freccia. Il montaggio è semplicissimo ed avviene tramite normali innesti a baionetta. Montando il sistema, come vedete, si ottiene la possibilità di svuotare la camera o lo spazio che rimarrà compreso tra le due piastre, in quanto quando si aspira con la siringa l'aria può arrivare solo da questa valvola e quando si soffia essa può uscire soltanto da questa valvola. Questo permette di... Ecco allora che la classica esperienza degli emisferi si ottiene ponendo la guarnizione tra le due piastre, accertandosi che sia bene in sede, ed aspirando con la siringa. Anche la modesta forza che si riesce a fare con una mano sola è sufficiente a creare un vuoto ragionevole all'interno delle piastre. Un solo colpo della siringa svuota completamente lo spazio che rimane tra le due piastre, rendendole assolutamente inseparabili. Utilizzando invece la guarnizione più piccola, si riesce a separarle sia pure con un certo sforzo. Ovviamente, aprendo la valvolina, l'aria rientra e le piastre si possono separare facilmente. Mediante gli accessori, utilizzando la parete cilindrica e le due guarnizioni, è possibile creare una piccola camerina in cui si crea il vuoto. La più classica delle dimostrazioni si fa con il palloncino. Aspirando, il palloncino si gonfia. Sono necessari 5-6 colpi della siringa per svuotare quasi completamente la camera. Ovviamente, riaprendo la valvolina, l'aria rientra e il palloncino torna a sgonfiarsi. Tra la piastra dotata di connettore e il tubo è possibile interporre il deviatore a T. Questo permette di collegare, in questo punto, un sensore di pressione per monitorare la pressione tra le due piastre o all'interno della camera. Qui vediamo, monitorata col computer, un'altra esperienza classica. Il sensore di pressione, che è stato collegato mediante le tubazioni incluse nella sua confezione, ci dirà che pressione c'è dentro la camerina, dove abbiamo messo il bicchierino con un po' d'acqua a temperatura ambiente. Agendo sulla siringa abbassiamo la pressione interna. Il vuoto più spinto che si riesce a realizzare con questo apparecchio è circa 5 kPa, un ventesimo della pressione atmosferica. L'acqua comincia a bollire. Un'altra semplice dimostrazione è quella della ventosa, che perde la presa all'abbassarsi della pressione. Per qualsiasi informazione contattateci, il nostro servizio tecnico è a vostra disposizione.